So, yesterday we covered on the objective, the goal of this Vipassana meditation. Allora, ieri abbiamo parlato dell'obiettivo finale, della meta di questa meditazione Vipassana. This objective finally get us out from this cycle of birth and rebirth. È un obiettivo che ci può tirare fuori da questo ciclo di nascita e di morte. This cycle of birth and rebirth represents all forms of suffering. E questo ciclo di nascite e di rinascite compone tutte le forme, include tutte le forme di sofferenza. This Vipassana is not just meant for some worldly happiness or some overcoming just our mental problems or physical problems. Quindi la Vipassana non è fatta solo per superare le nostre sofferenze in questa vita oppure i nostri problemi mentali o fisici di questa vita. But nowadays we begin to see a lot of times devotees or practitioners lowering down the goal just for happiness in the everyday life. Però oggigiorno si vede molto spesso che i praticanti o diciamo chi è devoto comunque al buddismo tende ad abbassare l'obiettivo finale della pratica e lo riduce agli obiettivi di questa vita. Finally, when we free from this cycle of birth and rebirth, it is also mean that we eradicate the defilements, the mental defilements. Ma comunque la liberazione da questo ciclo di nascite e di rinascite comunque include anche liberarsi da tutti i nostri inquinanti mentali. Together with that realization of Nibbana is seen. Insieme con questa liberazione da questi inquinanti c'è la realizzazione e la visione del Nibbana. So this objective it has to be clear to us, but whether we can achieve it or not, that's another thing. Quindi deve essere anche chiaro a noi questa meta, però poi il fatto che siamo in grado o no di raggiungerla, questa è un'altra questione. So to achieve it, therefore, we have to come back finally to just lifting, pushing, dropping, rising, falling, biting, chewing, and all these fundamentals. Per riuscire a raggiungere la nostra meta, alla fine dei conti, quello che dobbiamo fare è tornare a questo passo destro, passo sinistro, salire, scendere, masticare e tutte le sensazioni da osservare. So, when we come back to the practice itself, then you have to set up the mind to be alert, clear, continuously mindful. Quindi quando torniamo alla pratica stessa dobbiamo impostare la nostra mente in modo che la consapevolezza sia continua e la mente sia chiara. With that clear mind, sharp mind, precise mind, we bring that attention onto the right objects. Con questa mente chiara e precisa e attenta, portiamo l'attenzione sopra all'oggetto giusto. Not into the conceptual, but into the reality. Quindi non sui concetti, ma sulla realtà. Now, reality here, it means that these various kinds of mental and various kinds of physical objects. E con realtà qui intendiamo i vari tipi di oggetti, sia fisici che mentali. Now, all these objects, they carry three different types of characteristics. Che sono tutti oggetti che hanno con loro queste tre tipologie di caratteristiche. Now, the first characteristic is called the individual characteristic. Quindi la prima è la caratteristica individuale. The Pali word is...
Sabbhava, Sabbhava Lakkhana. Questa è la parola in Pali. The second one is called the triple characteristics. La seconda è la triplice caratteristica. The triple here means there's a beginning, middle, ending. Con triplice si intende che c'è un inizio, c'è una parte mediana e c'è una fine. Pali word is Sankata Lakkhana. Sankata Lakkhana è la parola in Pali. And the third characteristic here is the universal characteristic. E la terza caratteristica sono è la caratteristica universale. Here lies the arising and passing away moment after moment. Quindi il comprendere il sorgere, lo svanire istantaneo, un momento dopo l'altro. Together with that arising and passing away, also here lies the true anicca, dukkha and anatta. In questo aspetto del sorgere e del scomparire istantaneo ci sono queste caratteristiche chiamate anicca, dukkha e anatta. So yesterday I mentioned that when we start off with this Vipassana retreat, you are trained, you are being drilled again and again to look out for the sensation, to differentiate the sensation, to notice how the rising, falling, moving. Quindi, come vi ho detto ieri, quando si inizia a fare la pratica di Vipassana e durante i ritiri, continuiamo a riportare quindi l'osservazione su tutte queste sensazioni, sui i vari pattern dell'addome e tutti questi oggetti. Oh, take notice of the different types of pain, how they change, or take note of how the mind, this type of mind, that type of mind, how they come, how they go. All this, we begin to notice them again and again in the retreat. Quindi notiamo anche il dolore e poi cerchiamo di distinguere di che tipologia di dolore è e poi anche i diversi tipi di mente che si presentano, impariamo a discernerli e questa osservazione va fatta ripetutamente durante il ritiro. So, by able to distinguish all these different objects, the mind becomes clearer, more continuous, and then it begins to able to understand that this mind and body, they are different. E quindi continuando a osservare tutti questi fenomeni, alla fine la mente diventerà più chiara, la consapevolezza diventerà continua e inizierà a rendersi conto, si inizierà a vedere che la mente e la materia sono due cose diverse. Because you can able to distinguish the movements, for example, and the mind that knows the movement. Perché per esempio riusciamo a distinguere bene il movimento e anche la mente che sta osservando quel movimento. Or even like you're noticing the sitting, touching, you notice the sensation, but also you know the mind that knows the touching or the sitting. E quando anche notiamo i punti di contatto, notiamo bene quelle sensazioni e notiamo anche la mente che sta conoscendo così chiaramente quelle sensazioni. So it takes a lot of training in the beginning to able to distinguish all these phenomena as they really are. Quindi all'inizio ci vuole molto addestramento per riuscire davvero a distinguere tutti questi fenomeni per quello che sono veramente. So you see, when we enter into Vipassana, it always take up different characteristic rather than a single object. Quindi, quando iniziamo veramente a entrare nella Vipassana, piuttosto che prendere, osservare un singolo oggetto, quello che iniziamo a vedere sono diverse caratteristiche. So, in Samatha meditation, it's what we call object-based meditation. Mentre la meditazione di Samatha è quella che viene chiamata una meditazione fondata sull'oggetto. Whereas we come into Vipassana is characteristic based meditation. Mentre la Vipassana è una meditazione che è fondata sulle caratteristiche. So that's why Samatha and Vipassana their approach is very different.
Per questo che gli approcci alla meditazione di Samatha e di Vipassana sono così diversi. If you take Samatha, for example, just the in-breath, out-breath, everything else you ignore, even the pain, thoughts, thinking, your job is only one, follow the in-breath, out-breath. Se facciamo meditazione di Samatha, utilizzando per esempio il respiro che entra e esce alle narici, il nostro unico compito è quello di stare con quell'oggetto e basta. Tutti gli altri oggetti vengono completamente ignorati, anche se arriva un dolore. When it comes to the Vipassana, it's characteristic based, that means you follow the characteristic of the movement. How is the movement like? Is the movement long, short, fast, slow? What is happening there? Mentre nella Vipassana andiamo a osservare proprio le caratteristiche, che cosa sta succedendo lì, quindi se c'è un movimento, qual è, che caratteristica ha quel movimento, è lungo, corto, è veloce, è lento. And you notice the pain, you notice the various types of pain, it pulls here, it moves here, it goes there, it more, it less, you're noticing into the characteristic of the pain. E per quanto riguarda il dolore, anche vediamo se si sta spostando qui o lì, che tipo di dolore è, quindi ne notiamo le caratteristiche. Even you notice the sensation of the touch, you begin, I mean a number of you able to notice the different sensation that arises only just with the touching. E anche nelle sensazioni tattili, molti di voi adesso sono in grado di distinguere diverse sensazioni soltanto per un punto di contatto. Now, even some of us begin to notice the state, different states of mind, when the mind there's a thoughts there, and you watch the thought disappear. After that, you watch that the pleasant feeling arises, that it comes, it disappears. That means you begin also to notice the different aspect of the mind. Alcuni di voi stanno anche iniziando a notare diversi aspetti della mente. Per esempio, riescono a vedere che c'è un pensiero, quando lo osservano questo pensiero scompare, poi vedono che sorge una sensazione piacevole, la seguono finché scompare, quindi stanno iniziando a vedere gli aspetti della mente. So again and again we do this day in, day out to differentiate all these characteristics. Quindi giorno dopo giorno noi continuiamo a fare questo per cercare di distinguere tutte queste caratteristiche. So you will come to a time when you notice this characteristic, you also come to a time that the mind actually can separate between characteristic of the body and the characteristic of the mind. Sometimes both of them comes together. E quindi continuando a fare così arriviamo poi al punto in cui si iniziano a distinguere chiaramente le caratteristiche del corpo, le caratteristiche della mente, anche se ogni tanto queste vengono un po' insieme. And sometimes you notice the whole rising and falling, for example, and then the mind that's clearly observing the rising and falling, and the mind that notes also as prominent as the rising and falling. E vedremo anche il salire e scendere l'addome in modo chiaro, e riusciremo però anche a osservare che c'è la mente che sta osservando questo salire e scendere dell'addome, e la mente che osserva sarà predominante come le sensazioni fisiche. So here, when the mind and you can able to differentiate these two, this is where we begin to enter into the way of Vipassana, into the progress of Vipassana for the purpose of that enlightenment. E quindi è qui, è in questo punto in cui c'è questa distinzione tra mente e corpo, che si sta veramente iniziando a entrare nella strada della Vipassana, che è una strada che ha come meta appunto poi l'illuminazione. So here, as we keep going on, it's not going to be a smooth journey, I can assure you that. E quindi se continuiamo a proseguire, vi posso assicurare che non sarà un viaggio che andrà sempre liscio come l'acqua. Pain is not your worst enemy. Il dolore non è il vostro nemico peggiore. It's your own emotion and your wrong thinking and all your distorted thinking that will become the biggest enemy. I nemici più preoccupanti poi saranno le vostre emozioni, tutti i vostri tipi di pensieri, e soprattutto i pensieri un po' distorti, delle idee un po' distorte che dobbiamo affrontare.
The more that you have all this type of emotion and anger and strong desire, the path is going to be more challenging. E più questo tipo di stati, di emozioni sono forti, queste rabbie, queste forti desideri o brame, più questo sentiero presenterà delle sfide. Now the Buddha gave how yogi progress in this way, in this path. Però il Buddha ci ha tratteggiato il modo in cui un meditante progredisce lungo questo sentiero. So there are four types of yogis, four types of yogis who develops. Allora ci sono quattro modalità di sviluppo per quattro tipi di meditante, diciamo. And these four types it basically divided into how strong your defilements are and how strong your wholesome mind, especially the wisdom factor. E questa suddivisione in questi quattro tipi fondamentalmente si sta riferendo a quanto forti sono i nostri inquinanti e a quanto forti sono le radici invece benefiche che abbiamo nella mente. So, the first category of the yogi has weak wisdom, that means weak wholesome mind, and strong defilements. Sì, scusate, non solo le radici benefiche, ma anche la facoltà della saggezza. Quindi il primo tipo di meditante è colui che ha una facoltà della saggezza debole e gli inquinanti molto forti. The second one is the weak wisdom or weak wholesome mind, but also weak defilements. Il secondo tipo ha una facoltà della saggezza debole e però anche gli inquinanti deboli. The third one is that they have a strong wholesome mind or strong wisdom, but here also equally strong defilements. Il terzo tipo ha una forte saggezza, quindi ha una forte forti fattori benefici nella mente, però allo stesso tempo anche dei forti inquinanti. So the last one is the strong wisdom, strong wholesome mind, and weak defilements. Il quarto tipo ha una forte saggezza e una forte mente benefica e ha gli inquinanti deboli. No. The strong wholesome mind, it determines how fast you able to progress. Quindi quanto è forte il livello di salutarietà della mente, di questa mente benefica, condiziona quanto è veloce il progresso. Then the second one, the defilements, it determines how much difficulty that you're going to go through. Mentre la parte che riguarda quanto forti sono gli inquinanti mostra a quante difficoltà dovremo attraversare in questa strada. Or put it another way, as if like your car. How powerful is the car? And also the other one is how difficult is the road? Se lo mettiamo in altre parole, possiamo dire abbiamo una macchina, quanto è potente la nostra macchina e d'altro canto quanto la strada è accidentata. So which category you think you are in? In quale categoria pensate di essere? And again, this category they are not permanent, they can change. Comunque, queste categorie non sono permanenti, cioè uno può cambiare da un tipo all'altro. That means there's hope, you know? Significa che c'è speranza. If you were to fall into the first category, then it's going to be very difficult. Perché se rientrate nella prima categoria potrebbe essere un po' difficile. Now again here, you see, when we begin, for most of us, we have this weak mindfulness, weak this one, and the defilements is a lot because we never know how to control these things. We let it go wild throughout our whole lives, life after life. Therefore, when we come into Vipassana, we try to control it.
Quindi vedete, quando iniziamo proprio a meditare, la nostra saggezza è debole, la nostra consapevolezza è debole, ci sono così tanti pensieri, un sacco di inquinanti, e questo è normale perché in realtà non abbiamo mai provato a fare questa cosa in tutta la nostra vita, abbiamo sempre lasciato che la mente agisse così. So every time, like if the defilements are strong, you come into the retreat, then you have this emotional entanglement, you have anger, you have a lot of desire, a lot of restless mind, and therefore when you try to practice, you find that it's so difficult because you have to confront all this emotional and difficulty. E quindi quando arriviamo al ritiro i nostri inquinanti sono fortissimi, quindi quando proviamo a meditare incontriamo tutte queste emozioni molto forti, tutta questa agitazione, tutta questa pressione, sonnolenza, e le incontriamo appunto perché prima non c'è stato non è stato fatto un lavoro. Perhaps in the past we have not developed any form of or any much of wholesome state of mind, nothing on mindfulness, and therefore when we come into a retreat, we find that it's so difficult for us to go forward. Magari in tutto il nostro passato non abbiamo mai fatto nessun tipo di lavoro in questo senso di sviluppo spirituale, quindi quando arriviamo al ritiro dobbiamo attraversare molte difficoltà all'inizio. Therefore, while we are here, we keep our discipline, we do the walking, sitting, and we try again and again, lifting, pushing, dropping, rising, falling. We bring in the wholesome quality, the mindfulness, you would bring in the concentration, we bring in the this one, in order to build those things up. E quindi quando siamo in ritiro cerchiamo di seguire l'orario che ci viene dato, di fare la camminata, la seduta, di sviluppare la consapevolezza, la concentrazione, in modo appunto da riuscire a far crescere questi stati. Then, after a week or so, like a lot of you, if you have been following, trying hard, you begin to see that actually the mind can actually notice what is happening, and at that time, the defilements, the emotion, it's more less, and you can begin to notice what is happening. E come molti di voi stanno vedendo adesso, dopo una settimana di questi esercizi, possono notare che la mente è in grado di osservare molte più cose, c'è molta più chiarezza, e in quei momenti tutte queste emozioni, tutti questi inquinanti sono più deboli. You come to a time and you keep practicing. The mind gets stronger, the noting mind gets stronger, much more continuous. You will find that also at that time, the thinking mind, the sleepiness, the emotion, it gets much less. Still there, but not so powerful. E poi andando avanti con la pratica, a un certo punto questa mente che osserva diventa sempre più forte e più continua, quindi arriveranno dei momenti in cui poi tutti questi pensieri, queste emozioni, magari ci saranno ancora, ma saranno molto più deboli. And then you come to a time you develop further, the mind can be totally alert, clear for the whole hour without much thoughts coming in, without much defilements coming in, the mind is fully alert of what is going on. E poi, proseguendo ancora nella pratica, si arriva a un certo punto in cui la mente rimane completamente vigile, allerta, consapevole per tutta l'ora, senza neanche che si infiltrino pensieri o inquinanti o emozioni. So all this development, you know, is all can be trained, all can be pushed, all can be developed. Allora, questo tipo di sviluppo è qualcosa che si può fare, cioè ci si può addestrare in questo, e ci si può esercitare e può essere sviluppato. And all the defilements, the restless mind, the drowsiness, the emotion, everything can be reduced. E tutta questa mente agitata, la sonnolenza, pensieri, emozioni possono veramente ridursi. So with that, then we can start to able to do this vipassana more clearer, more distinguish what is truly going on. E allora lì riusciremo davvero a iniziare a fare ancora in modo più approfondito la vipassana e a distinguere ancora meglio quello che succede.
Now, as we keep on meditating, as we keep on noticing everything, what is happening with the sitting, walking, daily activities, if you keep going retreat from another retreat, sometimes you begin to notice that the intention that we talk about quite a lot, that the intention becomes a prominent factor. Quindi se continuiamo ad osservare le cose nella seduta, nella camminata, nelle attività quotidiane e torniamo a venire per più ritiri, dopo un po', per esempio, vedremo che l'intenzione, di cui abbiamo parlato già tanto, l'intenzione arriva in modo chiaro come gli altri oggetti, molto evidente. Then you begin to notice that the intention arises first. If there's no intention, there's no movement taking place. E si vede quindi veramente chiaramente che se l'intenzione non sorge, non c'è nessun movimento che segue. This is more on the grosser side, but sometimes we go into the finer side. For example, even every lifting, pushing, dropping, it comes with a clear intention. E questo è un aspetto un po' più grossolano, un aspetto un pochino più sottile è il notare l'intenzione che c'è in ogni fase della camminata, perché ognuna di queste fasi viene accompagnata da un'intenzione. Even it goes finer than every staggered movement of a lifting, maybe divided into three or four, then every little movement comes with it, preceded by intention. E se andiamo su un'osservazione ancora più raffinata, si può vedere che un movimento, solo il movimento del sollevare, magari diviso in quattro diversi segmenti, tutti questi piccoli movimenti dentro al movimento sono preceduti da un'intenzione. Here it's not only differentiate between the mind and the body, but it begins to see into the conditionality, how one is affecting the other one. E quindi qui non si distingue solo la mente dal corpo, ma si inizia a vedere come l'uno influenza l'altro, quindi il condizionamento che c'è. Here in the insight, in the 16th insight, you call it the knowledge of conditionality, because you begin to see conditioning of one object affecting another object. Quindi nella suddivisione nelle 16 conoscenze di insight, questa viene chiamata la conoscenza che discerne la condizionalità, appunto perché si inizia a capire il condizionamento che c'è, cioè che un oggetto condiziona un altro oggetto. Or sometimes yogis notice, for example, the hearing process. You're not hearing, that is one sensation or one consciousness there, and then this consciousness from the hearing, it triggers, feeling arises, like pleasantness arises, therefore pleasant feelings and the hearing are two separate things. E il meditante, per fare un altro esempio, in questa fase riesce a osservare chiaramente, per esempio, che arriva un suono, quindi c'è una sensazione nell'orecchio, c'è una coscienza uditiva e subito dopo arriva una sensazione piacevole, per esempio, in connessione con quel suono, e riesce a distinguere tutti questi passaggi differenziandoli l'uno dall'altro. So in many ways it will show you how conditionality is happening between the mind and body. Quindi in questa fase si vede in molti modi diversi come questo condizionamento agisce sugli oggetti sia mentali che fisici. So, as I said, right in the beginning, noticing the intention is nothing small. It's in fact that something to prepare you for the later development. Per quello che subito dall'inizio io do l'istruzione di notare le intenzioni, perché è qualcosa che poi prepara il meditante per degli sviluppi ulteriori. To make you kind of familiar with the whole state of mind and body. Per rendervi un po' più familiari a tutti questi stati mentali e fisici. Although, as I said, last week,
I spoke about it during the intention, as I said that although in the beginning part it looks superficial, but when we do it, but when we get the result, then we'll see that it's actually very important. Infatti, come vi ho detto in quel Dhamma Talk sulle intenzioni, vi ho detto può sembrare superficiale, però se poi andate avanti vedrete dove questo può portare. Now, when we look at insight, you know, now some of you understood insight by the development of this insight by this 16 insight knowledge. Yeah? Quindi alcuni di voi conoscono lo sviluppo degli insight in questa suddivisione delle 16 conoscenze. But when the Buddha talked about the development, he talked about it in another way. He talks about purification. Però quando si parla dello sviluppo della pratica, si parla usando un'altra categoria, che è quella delle purificazioni. Purification happens is together when you pay attention to the objects as it happens. La purificazione avviene quando si presta l'attenzione a un oggetto nel momento in cui si sta manifestando. You don't feel the purification, because you don't see how the things are being purified, but what you directly see is this object, how they behave, how their characteristics. Non è che vedete la purificazione, nel senso che vi rendete conto in quel momento che vi state purificando, ma è proprio questo atto di questo tipo di osservazione che di questo tipo di sì, di osservazione che la porta in essere. You see, just now earlier I talked about when the mind able to distinguish between this mind body and their different characteristics, and also I talked about how this mind and body are all interacting with each other. Quindi, come vi ho parlato, ci sono la mente e il corpo che hanno tutte le loro diverse caratteristiche e la mente e il corpo che si influenzano l'uno con l'altro. Now, while you are looking in, while you are watching all these things happening, then for some people who attach to the idea of a soul or a god or anything, then they don't see anything except these two phenomena interacting with each other. They don't see anything except this. Yes. Okay. Allora, quello che succede alle persone quando arrivano a questo punto, se ci sono delle persone che hanno un forte attaccamento all'idea di un'anima o di una divinità, di un dio, quando arrivano in quel punto non riescono a vedere nient'altro eccetto la mente e il corpo. The mind is so concentrated, clear, alert, continuously clear, and yet when they go inside into the mind and body, they don't see there's a soul there. Maybe I didn't understand okay, before. Yeah. No, it was. Okay. So the mind is so present and concentrated that when it goes into this, it doesn't see a soul. Sì, forse ho sbagliato a dire la frase prima. Allora, quello che succede è che quando una persona arriva a queste fasi e quindi se si vedono con chiarezza queste cose, si vede che dentro la mente e il corpo non c'è nessun'anima. Because sometimes some people strongly attach to the idea of a soul or idea of an external god, and then therefore when the mind is even heightened up, they don't see when they are in the when they are in the everyday life and when they are in meditation, how come the views are different? Quindi ci sono le persone che hanno invece questa forte idea di che ci sia questa anima o che ci sia un dio, e quindi a un certo punto arrivano a questo punto in cui la visione che hanno durante la vita quotidiana e invece quello che vedono durante la meditazione sono cose molto diverse. Sometimes some people, some yogis get very upset, very difficult, because whole life
they've been fed that there must be a soul, there must be a God, there must be everything. But when they come in to see into the mind and body as they really are, then they don't find it. E alcune persone a questo punto si sentono proprio sconvolte, perché per tutta la vita hanno pensato che ci fosse un'anima, che ci fosse un Dio, ma quando riescono a vedere così chiaramente questa connessione tra i fenomeni mentali e fisici, vedono che lì non c'è nessun'anima, non c'è nessun Dio. So, while you enter, as you see these two things happening, behind that the purification takes place. Here it purifies the view. That's why the Buddha call it purification of view. E quindi quando stiamo vedendo questi fenomeni, questa è quella che viene chiamata appunto la purificazione della visione, cioè della visione di come è il mondo che possiamo avere. Quindi viene purificato tramite questa osservazione. It purifies a lot of views or concept that we hold on very strongly, and now when we look at into the mind and body process, we see them as they really are. So purification has taken place right there. Quindi c'è una purificazione che avviene perché vediamo il corpo e la mente per come sono veramente, e quindi c'è tutto un processo di purificazione che ci libera da molti tipi di idee che abbiamo, di concetti che abbiamo sulle cose, sul mondo, su noi stessi. But if you don't have strong attachment to this type of view, when you don't have this strong, when you progress into the Vipassana as you develop, you just progress. Then there's no shocking, no big change over there, it's just a progress. Però vedete, se una persona invece non ha dei forti attaccamenti a questo tipo di idee, quando arriva a questo punto non ha questo momento un po' di shock che deve poi attraversare, va semplicemente, continua nel progresso della Vipassana senza sentire dei grandi smottamenti. So purification is happening not just only on that stage, but actually purification happening every time you pay attention to your objects carefully, clearly. Quindi la purificazione avviene in realtà in tutti i momenti in cui noi stiamo prestando attenzione in modo accurato agli oggetti. So just by differentiating the different individual characteristics, one actually also helps to slowly being purified the views also. Quindi il portare l'attenzione e il discernere tutte queste caratteristiche già ci sta portando verso la purificazione di queste opinioni che abbiamo. Now, let's come back to the second characteristic. Individual characteristic as the first one, the second one as the a triple characteristic of beginning, middle, ending. Adesso andiamo alla seconda caratteristica. La prima è quella individuale, la seconda è il fatto che ci sia un inizio, una fase mediana e una fine. In theory, all objects, whether mind or body objects that you pay attention to, they always have a beginning, middle, ending. Allora, nella teoria, in teoria, qualunque oggetto ha un inizio, una parte mediana e appunto un momento in cui cessa. But when you come to the Vipassana, as you pay attention to it, they don't show you the beginning, middle and ending at the same time. Però quando osserviamo questa cosa nella Vipassana, non è che ci viene mostrato l'inizio, la fase mediana e la fine in ogni momento. Sometimes the beginning is prominent, the middle ending not so prominent. Sometimes middle is prominent, the other two not prominent. Sometimes the ending is prominent, but the other two not prominent. Alcune volte è molto più chiaro il momento in cui un oggetto sorge, arriva, ma non vediamo le altre due, la continuazione e la fine. Altre volte diventa chiaro l'oggetto nel momento in cui
è già lì, che sta continuando e non vediamo l'inizio, non vediamo la fine, altre volte invece vediamo soltanto la fine del fenomeno. But sometimes as you develop, all the three become prominent. Però poi, man mano che si sviluppa la pratica, tutti e tre diventano anche evidenti. But when you go further, sometimes only one section again is prominent, the other section not prominent again. E poi però, progredendo ancora nella pratica, c'è un'altra fase in cui soltanto una di queste sezioni sarà predominante, mentre le altre ancora non lo saranno. So this thing sometimes it creates confusion to the yogis. Quindi queste cose a volte creano un po' di confusione ai meditanti. Sometimes they find that how come they develop so far away, then only can see one part. The other part, I thought I've seen it before, but now I couldn't see it. Is it something wrong with my practice? Perché iniziano a pensare, ho praticato così tanto, com'è che adesso vedo soltanto una parte del fenomeno e prima riuscivo a vederlo tutto intero, ora vedo soltanto quella parte lì, c'è qualcosa di sbagliato nella mia pratica? So a lot of things you cannot figure out how the Vipassana progress or how it, all these objects are presented to you. You have to see them as it is rather than you question them or you think that you have good intellectual understanding of them. All these things you have to put aside just to see them as they are. Quindi nella Vipassana non è possibile immaginare come arriveranno le cose, come saranno, come sarà questo sviluppo. Bisogna quindi prenderle proprio così come sono, cercare e mettendo da parte tutte le nostre quindi idee concettuali che abbiamo. Conceptual ideas and sì, no, no, l'ho detto, ok. Ok? Sì. Sì. Okay. Now, as you pay attention to this arising middle or ending, now sometimes, sometimes when I hear of basic instruction is given to the yogis, sometimes yogis are forced, inverted, forced to watch the rising and falling exactly how it begin, how it middle and how it ends. Allora, a volte nelle istruzioni che vengono date viene un po' forzato il meditante a cercare di osservare, per esempio, salire dell'addome dal suo inizio, seguendo tutta la parte mediana fino proprio alla fine. In the beginning of the instruction, I never talk about what is the beginning, how is the beginning, how is the middle, how is the ending of the rising and falling, or in the lifting, pushing, dropping. Ma se notate io non ho mai parlato di cercare di vedere com'è l'inizio, la fase mediana e la fine del movimento dell'addome oppure del passo nella camminata. When a yogi is not trained, when a yogi is not ready to differentiate the beginning, middle and ending, you force the yogi to look at that object as beginning, middle, ending because the book says so. Then yogis will end up with a lot of tension, a lot of problem. Perché se il meditante all'inizio non è ancora pronto per riuscire a seguire questo oggetto dall'inizio con la sua continuazione fino alla fine e gli si dà questa istruzione perché lo dice un libro, quello che succede molto spesso è che il meditante diventa molto teso, sente molta pressione mentre cerca di fare questo. Now you see, every, as I said, every object has all these three different characteristics. But at a certain time, especially in the beginning part of development of mind, the individual characteristic is more prominent compared to the other two characteristics. Quindi, come ho detto, ogni oggetto ha questi tre tipi di caratteristiche, però all'inizio della pratica, quando non è ancora sviluppata, le caratteristiche individuali degli oggetti sono più chiare per il meditante rispetto alle altre tipologie di caratteristiche. Now, sometimes
once in a while, the second characteristic of something that is beginning or something ending, perhaps also you can see it also, but not long. Quindi ogni tanto all'inizio della pratica si può vedere qualcosa che appartiene alla seconda area di caratteristiche. Magari vediamo ogni tanto l'inizio di un fenomeno o vediamo il momento in cui finisce, però di solito si vedono raramente queste cose. Yeah. On a later further development, then the second characteristic of beginning, middle or ending becomes clearer compared to the second one, compared to the first one. Or the third one. Mentre quando la pratica si sviluppa ancora un po', c'è un punto in cui il sorgere di un oggetto, la sua continuazione e il suo svanire diventa la caratteristica più chiara della caratteristica propria o del terzo tipo di caratteristica. Then, for example, the second characteristic that becomes clearer to you is instead of you see, when you notice the intention, you notice the next movement that is moving. But this time you exactly can feel the beginning of a movement. Quindi per fare un esempio di questa seconda area di caratteristiche, si nota l'intenzione che poi quando scompare viene seguita dal movimento, ma in questo caso noi vediamo esattamente dove inizia il movimento. Then the beginning is more prominent compared to the pushing or dropping. Compared to the follow through. But the beginning is the most clearest during that time for the body. E in quel momento l'inizio quindi del movimento è molto più chiaro rispetto alle fasi successive fino alla fine del passo. You will see it for yourself if you were to pay attention. You see, one part is the intention, you notice the conditioning, but the second part is where the noticing of that beginning of a movement, that means you also begin to see the second characteristic of the sensation. Quindi fateci caso anche voi, quando vedete l'intenzione che fa sorgere poi il movimento, state vedendo la condizionalità. E se riuscite a vedere poi anche l'istante in cui sorge poi il movimento, lì state iniziando a vedere queste secondo area di caratteristiche. At times also, the rising and falling itself, yeah, that you can able to see the beginning of how the whole rising take place. Yeah. Quindi anche con il salire e scendere dell'addome, e ci sono dei momenti in cui si riesce proprio a vedere come tutto il sorgere si sviluppa. In the beginning of your practice, when you put your attention to the rising and falling, you already put the attention somewhere in the movement. Is there? You don't really know exactly how it starts or exactly how it ends. Mentre all'inizio della pratica, quando portiamo l'attenzione di solito al movimento dell'addome, iniziamo a osservarlo un po', cioè che c'è già, sta già succedendo, nel senso non riusciamo veramente a individuare il momento preciso in cui inizia il sorgere e vederlo fino al momento preciso in cui si ferma. Because that time the beginning part and the ending part they are not prominent, only somewhat in the middle they are prominent. Perché all'inizio la parte iniziale, la parte finale non sono così chiare, si riesce a vedere soltanto qualcosa di quando l'oggetto sta già avvenendo. But usually when the middle is only clear, then that one we just categorize them as the first characteristic because you only see that movement, for example. Però può anche essere che quando vediamo l'inizio del movimento, comunque noi la mettiamo nella categoria della no. When I see the middle. When you see only the middle. Ah, okay, so I understood the beginning. Okay. You don't see the beginning, you don't see the ending. Sì, quando vediamo la fase mediana, quindi
rientra nelle prime categorie di caratteristiche, perché vediamo la caratteristica individuale del fenomeno. So far can follow. Riuscite a seguire? A lot of you like question mark in the face. Molti di voi hanno un punto di domanda in faccia. Yeah. It gets a little bit complicated, but it's still connected to what we are doing actually. Ok, può sembrare un po' complicato, però è molto collegato con quello che stiamo facendo nella pratica. If you don't really understand, it's not a problem, but the most important, you understand how to do the lifting, pushing, dropping, biting, chewing, rising, falling. That is the most important thing. Allora, se non capite queste cose, non è nemmeno così importante. La cosa veramente importante è che capite bene come fare i passi nella camminata, osservare l'addome, e il masticare, eccetera. No, take note of, like, for example, the pain, yeah? Let's look into the pain. Quindi prendiamo come esempio il dolore. Now, when you pay attention to the pain, for example, you sit for an hour, you don't actually, most of the time, don't see how the pain ends. Usually, the pain, when the bell rings, the pain still hasn't ended. Quindi quando osserviamo il dolore, magari lo osserviamo per tutta l'ora e non riusciamo a vederlo mai. In un momento in cui finisce, poi suona la campana e il dolore è ancora lì. Oh, even while in that particular sitting, when the pain arises, before actually it ends, you already noticing another pain that is prominent. Oppure magari succede che quando un dolore sorge, prima che finisca, noi abbiamo già spostato l'attenzione su un altro dolore. So sometimes it continue from one pain to another pain, as if like it changed from one kind of pain to another kind of pain to another kind of pain. Quindi magari continuiamo solo a spostare l'attenzione da un dolore, poi un altro tipo di dolore e un altro ancora. So as long as show you in that way, you pay attention in that way. Quindi finché le cose si stanno presentando a voi in questo modo, voi continuate a osservarle in questo modo. Even though you have the idea or you have the knowledge that all objects have beginning, middle and ending, here make sure that you don't go and look for the ending when it's not presented to you. Quindi in questo momento, anche se avete una conoscenza del fatto che i fenomeni hanno un inizio, una continuazione e una fine, non andate a cercare di vedere la fine se non la state vedendo. So here, as long as you pay attention to them as they are, then you are okay. Quindi finché prestate attenzione a queste cose così come sono veramente, allora va bene. Because sometimes when the yogi wants to match the theory and the observation, because the theory says so, there's beginning, middle and ending, therefore in my pain I want to see exactly how you begin, how you this one and how you end. Perché a volte i meditanti cercano di fare combaciare la teoria con quello che vedono nella pratica, quindi dicono, dato che so che ogni fenomeno ha un inizio, una continuazione, una fine, adesso questo dolore io devo vederti che sorgi, che continui, poi che finisci. And because of that if they do it in such a way, the whole mind goes into a lot of tension, a lot of pressure, or the pressure is slowly building up until how come I have all this pressure? Però se cercano di fare così, pian piano inizia a svilupparsi una certa tensione, una certa pressione, poi finiscono con tutta questa pressione e dicono, ma perché? Cioè, da dove è arrivata tutta questa pressione? Usually, as you come into this knowledge of, noticing the intention, usually that beginning part is usually the most prominent aspect of it. Quindi quando si fa questo esercizio di osservare l'intenzione, quando si riesce a vedere chiaramente l'intenzione, di solito la parte più predominante dell'oggetto è la parte iniziale. Now, while you are looking at this thing, at how one object of body and mind
And also how this object and conditioning each other. Again here, there are two different aspects of anatta. Allora, quando vediamo la differenza tra un oggetto mentale e uno fisico, e quando vediamo come gli oggetti mentali e fisici si influenzano l'uno con l'altro, quando vediamo la condizionalità, c'è in tutte e due queste comprensioni un aspetto di anatta, del non sé. But this aspect of anatta is not that powerful, not that strong, not that as if like life transforming. Però è un aspetto di anatta che non è così evidente, così forte da riuscire a portare dei cambiamenti consistenti nella vita. Even by seeing all these phenomena, sometimes yogis also don't realize that they are seeing anatta or the perception of anatta. Anche se vedono veramente tutti questi fenomeni, spesso i meditanti non riescono a capire che stanno vedendo gli aspetti di anatta, del non sé. Now, even you do not know it intellectually, you know, if you do not know it, it's perfectly okay, as long as you keep noticing and keep carry on the noting. E se non avete nessuna conoscenza teorica a riguardo, va benissimo, perché la cosa importante è che continuate a osservare. Because the aspect of anatta is going to come in so many different perceptions. Perché l'osservazione di anatta poi arriverà tramite moltissime diverse tipi di percezioni. Another perception of anatta is once in a while you may see it also sometimes when you do your walking or sitting, as if like somehow or another your mind is out of the thing, and as if like you're observing from slightly from outside like that. E un'altra percezione di anatta è, per esempio, quando stiamo facendo la camminata, ed è un po' come se vediamo il processo della camminata che sta avvenendo un po' di per sé, e la mente che osserva questa cosa come con una certa distanza, come se fosse distaccata da questa cosa. So there are different aspects of perception of anatta arising, but again here we should not be keep on thinking, noting a bit of rising and falling. Am I seeing anatta or I'm seeing anicca? Don't overthink about it, yeah. Quindi ci sono molti aspetti diversi di anatta e di queste percezioni. La cosa importante è che quando stiamo osservando salire e scendere l'addome non iniziamo a pensare: ah, questo che cos'era? Sto guardando anatta o forse era anicca? Because I know every Dhamma talk, every retreat you come, they always talk about anicca, dukkha, anatta, you know, until you are so full of it. You know? Perché io so benissimo che in ogni ritiro a cui partecipate ci sono discorsi che parlano di anicca, dukkha, anatta, quindi avete queste cose, avete la testa piena di queste cose. And while we are looking at all these things, while we are looking at all these phenomena, as I said, we have to keep going rather than thinking about how insight should come to you or which way the insight to come to you. Your job is just to make sure you put all these thoughts aside and put your attention to whatever is happening. Quindi la cosa importante, continuo a ripetervi, è che continuate ad andare avanti osservando le cose che stanno realmente accadendo e mettendo da parte tutti questi pensieri, queste idee che riguardano la teoria o che riguardano l'insight, chiedendovi che insight state attraversando e tutte queste cose, mettetele da parte. Now you see, sometimes in Mahasi Sayadaw's book, he talks about the progress of this Vipassana meditation in terms of 16 insight knowledge. Quindi ci sono anche nei libri di Mahasi Sayadaw dove lui parla di tutto il progresso e di tutte queste conoscenze, 16 conoscenze di insight. And he gives you a description of each insight.
e dà una descrizione di tutti questi insight. Sometimes, not sometimes, actually a lot of times, when the yogis, when they start to progress, and then they begin to open up the book, and then they try to measure, you notice something, am I at this insight? Because there he said so. E quindi in realtà succede tantissime volte che un meditante, quando fa un po' di progressi, poi va in questi libri e cerca subito di leggere e di controllare dov'è, in che punto è arrivato, e dice, ah, questa cosa forse l'ho incontrata, quindi devo essere qui. Then a lot of times the yogis overestimate their own practice. Però in realtà molto spesso il meditante sta sopravvalutando la sua pratica. Just because they experience a little bit here and there, they think that they're almost enlightened already. You know? Perché hanno sperimentato qua e là un paio di cose e quindi pensano di essere quasi illuminati. So a lot of times we get caught up in our own make-belief. E veniamo quindi catturati da queste nostre credenze. So, don't worry, all these things, you know, as long as you keep developing, keep noticing, you will pass through this thing whether you intellectually realize them or not. Quindi non vi preoccupate che se continuate a praticare passerete attraverso tutte queste cose, sia che le conosciate intellettualmente, sia che non le conosciate. You see, development of this progress towards from where you are until enlightenment, this progress is it's kind of like a law that it does not change whether it's for you or for the devas up there, you know, or wherever, or any beings actually. Perché vedete, la strada da percorrere da dove siete voi fino all'illuminazione segue una legge naturale, nel senso che deve seguire lo stesso percorso, sia che si tratti di voi o che si tratti di qualunque altro essere, anche di un essere, di un deva. Even the whatever beings wants to go through the enlightenment, first thing they have to go is to separate mind and matter, or mind and body. Qualunque essere che stia progredendo verso l'illuminazione deve passare prima di tutto dal punto in cui distingue chiaramente la mente e il corpo. So while we are notice this thing, as I said, a lot of these views, the idea that we carry, it begins to remove. E quindi, come ho detto, man mano che osserviamo, attraversiamo questi stadi, tutte le idee che abbiamo, queste nostre opinioni vengono pian piano rimosse. Now, as we go on into the further development, as we keep noticing and practicing and day in, day out doing the same thing, you will come to a time that phenomena changes faster. E poi, quando continuiamo a progredire nella nostra pratica, arriviamo a un punto in cui i fenomeni cambiano molto rapidamente. You see, beginning, middle, ending, although when we say this, but actually when you practice it, they got their speed. Sometimes it's faster, sometimes slower. E quando, anche se abbiamo parlato di questo inizio, fase mediana e la fine, quando poi pratichiamo, queste cose in realtà hanno una diversa rapidità. You see, sometimes when you pay attention to an object, let's say you notice a sensation of touch, you notice the sensation of touch and then you feel the phenomena of, let's say, there's warmness there. Facciamo un esempio, c'è una sensazione tattile, quindi portiamo attenzione su questa sensazione di tatto e vediamo che c'è del calore. But after a while, it kind of fades away. Dopo un po', questo calore svanisce. Then immediately the mind already taking up another phenomenon, another sensation. E subito dopo la mente quindi prende un'altra sensazione. So sometimes you will notice that you stay on that particular sensation slightly longer. Sometimes you stay just for a short while. You already move to the next object. Quindi possiamo vedere che a volte rimaniamo su quella sensazione per un certo periodo di tempo prima
che svanisce, passiamo a un altro oggetto, mentre altre volte ci rimaniamo magari molto più brevemente. Now, in the deeper development, yeah, in the deeper development, sometimes the phenomena, although it stays very clearly for you to see, and also when it disappears, when it also fades away very clearly for you to see. Quindi quando lo sviluppo è un pochino più avanti, riusciamo a vedere veramente con chiarezza il fenomeno quando è lì presente, vediamo anche con molta chiarezza quando scompare. Like for example, you notice the pain, exactly how it starts and then it grows very powerful, very strong, and yet you stay with it, it kind of like disappears slowly, maybe within like 5 minutes or so. Per esempio, vediamo a un certo punto proprio che sta sorgendo un dolore che inizia a crescere, si allarga sulla gamba e rimaniamo lì con continuità e poi si ritira e scompare. Lo vediamo tutto. Magari questa cosa dura 5 minuti. And when we finish that particular pain, the next pain starts to arise. E quando quel tipo di dolore è finito, sorge un altro tipo di dolore, magari. But sometimes this process, it takes place faster. Within like a minute, it already so acute, but then the next minute or the next few seconds is already like diminishing. Però a volte questo processo avviene molto più rapidamente, magari in un minuto è diventato fortissimo e poi è svanito. As if like you begin to see distinctive type of pain, but at the same time they kind of arise strong, but it diminished. Yeah. Quindi iniziamo a vedere diversi tipi di dolore, però allo stesso tempo vediamo che sorgono velocemente e poi svaniscono. Or even sometimes you notice the rising falling and the movement of the rising falling as if like the breathing as if it's going faster, but then your breath is actually still quite slow. E a volte, per esempio, ci può sembrare, seguendo il salire e scendere dell'addome, che stia andando molto più rapidamente, però poi in realtà, se controlliamo, il respiro magari va molto lento. As if like you are not seeing the whole thing fully, as if like it come and it's already gone, you know? Perché non è come se non riusciamo a vederlo come prima in modo così intero, nel senso che appena lo vediamo sta già scomparendo. Or even you see the whole rising itself as an object and you see how it begins and how exactly it ends in a very fast manner. Oppure vediamo proprio tutto il momento del sorgere, quindi da quando inizia a quando finisce, però in modo molto rapido. So sometimes when it gets changes a little bit faster, you're not able to stay with that object for a long period of time right now. It kind of like you notice it for a few seconds or few less than a minute, but it's already changing to the next object. E quindi a volte succede che non riusciamo, stiamo con un oggetto, ma magari ci stiamo per poco tempo perché poi scompare, quindi siamo già all'oggetto seguente. It's not like when you are beginning, when you have a beginning of a practice, you have a good sitting, you can follow the rising and falling for a period of time. Che non è la stessa cosa di quando siamo all'inizio della pratica, che quando abbiamo una buona seduta possiamo stare con il salire e scendere dell'addome così in modo continuo per molto tempo, magari. Sometimes you notice this few times the mind is already changing to the touching or to the other sensation in the body. Invece in quest'altra fase magari seguiamo l'addome qualche volta, ma poi la mente già inizia a cambiare oggetto, magari è andato a prendere le sensazioni di un punto di contatto. And you feel that how the whole sensation develops and it disappears, and the mind moves on to the next one. Vediamo come questa sensazione si sviluppa, scompare, poi la mente è già andata sull'oggetto successivo. The next one can even go into the mind, to the consciousness. E magari l'oggetto successivo è qualcosa che riguarda la mente o la coscienza. And sometimes in the consciousness, or sometimes in the brain or in the neck, you have some other strong sensation that also become clear to you.
altre sensazioni, sia nella coscienza, nella mente stessa o anche magari nel collo, nella testa, e anche in quel momento diventano molto evidenti per quel momento. So, as if like when you are sitting there, you don't stay in an object. The mind as if like keep on moving, keep on searching, keep on looking from one after an object, but you begin to see this object keep coming, disappearing, coming and disappearing, coming and disappearing. Quindi c'è la mente che non segue più come prima in modo un po' più consistente un oggetto, ma prende tanti oggetti diversi in modo continuo, che però riesce a vedere chiaramente e che rapidamente però li vede e scompaiono e prende un altro oggetto, lo vede scompare per un altro oggetto, quindi è molto più rapido. So this time the yogi feel that as if like there's as if like they are not really meditating, you know, the object keep running here and there. E il meditante a questo punto può iniziare un po' a avere una sensazione di non stare, cioè che non sta veramente meditando, perché c'è tutti questi oggetti un po' caotici che scompaiono. But this is exactly what Vipassana want to show you. Però è esattamente quello che la Vipassana vuole mostrarci. Or even sometimes you do the lifting, pushing, dropping, you know, while you are doing it. How come the mind is not sticking to the steps, but is keep on coming to the secondary object, and then as it like it goes into the steps again, after that it goes up to the this one? O magari cerchiamo di fare la nostra meditazione camminata, ma la mente non sta lì aderente a tutto il passo come faceva prima, ma è come se salta e prende altri oggetti, magari sulle gambe, tutti questi oggetti secondari continuamente. But all this time you know yourself that the mind is continuously noting, it's just like it's different from before. Però in quel momento voi sapete che la mente è sempre presente e sta notando in modo continuo, è semplicemente che l'esperienza è diversa da come era prima. So next time if you feel like you are not really meditating or objects are not to your liking, you have to put all these things aside and make sure that you see them as they are. Quindi se vi vengono dei pensieri che magari non state meditando bene come prima, oppure che gli oggetti non sono come vi piacciono a voi, dovete mettere da parte tutte queste idee e accertarvi che state vedendo le cose come stanno arrivando, così come sono. So therefore, when we talk about the different secondary objects that day we talk about, is again to prepare you to be familiar with all these secondary objects, because when the mind starts running here and to the next object, this secondary object will become important at that time. Quindi, quando vi ho dato le istruzioni anche per familiarizzarvi con tutti gli oggetti secondari, è perché poi, quando si arriva al punto in cui la mente inizia a fare queste corse tra i vari oggetti, è importante avere già una certa familiarità con queste altre tipologie. So everything that we have discussed in the past few talks, you know, is to prepare you so that in the future, as you progress, you are familiar and you know what to do when that situation comes in. Quindi tutte le cose che vi sono state dette in precedenza sono utili, appunto, perché poi quando c'è anche un progresso ulteriore, when there is a progress, when the you are progress familiar. Come in, you are familiar with all these secondary objects. Sì, avete familiarità con questi oggetti secondari. So we stop here for tonight and we will continue it on Monday, not tomorrow. Allora, stasera ci fermiamo qui e il prossimo discorso quindi sarà lunedì, non domani. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu.